Ok, tu sei Alessio. Giovanni, allora Giovanni, prego, presentate il vostro dialogo. Il nostro dialogo si basa su uno dei problemi che affligge soprattutto l'Italia. Ragazzi, un po' di silenzio, scusa, un po' di silenzio, grazie. Il nostro problema che vogliamo trattare è quello dell'immigrazione. Volevo ringraziare Clarissa e Maria Sofia, mie compagne, che hanno scritto il testo, e io, Giovanni e Alessio, lo proviamo a mettere in scena, grazie. Applauso, vai, applauso spontaneo. Grandi, grazie. Il Mar Mediterraneo, Mare Nostrum, per secoli è stato il centro del mondo, il centro della vita. Questo gigante blu ha visto passare su di sé civiltà su civiltà che si sono incontrate e scontrate. Oggi, dopo secoli di prosperità e vita, oggi è un cimitero. Uomini, donne, bambini ancora troppo piccoli scelgono di rischiare tutto ciò che hanno e tutto ciò che sono. Ma riflettiamo. Torniamo indietro di circa 3 millenni. Chi solcava quelle stesse acque alla ricerca di una nuova vita? Gli stessi che dopo tutti questi anni rinnegano ancora l'evidenza delle loro origini. Noi tutti qui presenti stasera sappiamo che più importante del presente sono il passato e il futuro. Infatti chi oggi è qualcuno in una qualche terra, domani potrebbe essere un nessuno in nessun luogo. Questo mare, questo nostro caro mare, ha visto nascere e prosperare il pensiero di quell'uomo che lo ha solcato da millenni. Ma con esso, con questo grande pensiero, si è formata anche una grande contraddizione, che ancora oggi è testimoniata dall'evidenza che ci si presenta di fronte ogni giorno. L'ospitato è diventato ospitante, il rifugiato è diventato colui che accoglie. L'antico bisognoso ora si trova di fronte il naufrago. La filosofia ha caratterizzato la storia di questo mare. E proprio la filosofia ci insegna ad apprezzare e a credere nel divenire del mondo. Perciò, se da mare di vita è divenuto mare di morte, noi possiamo solo agire in modo che torni al passato splendore. Su quei barconi ci siamo anche noi. Quindi, perché non riusciamo ad accoglierci? Alessio e Giovanni, Pino Signore, bravi! Con il testo scritto da Clarissa e Maria. Bravissime Clarissa e Maria! Complimenti ragazzi! Yeah, grazie!